Ciao a tutti ragazzi, allora questo video sarà completamente dedicato al mio commento su uno dei più bei libri che abbia mai letto, infatti penso proprio che chiamerò così il video uno di quei libri. Si tratta di una sensazione, una persona riconosce immediatamente quando incontra uno di quei romanzi che ti cambiano come, se non altro come lettrice, ed è come se ci fosse un solco da qui in poi non si torna più indietro. Ed è stato così per me dopo la lettura di Philip Roth, La macchia umana. Allora, innanzitutto questo è il primo libro che leggo di Philip Roth, che è considerato uno dei più grandi scrittori viventi e uno dei maestri della letteratura statunitense. Infatti è candidato annualmente al Nobel, che naturalmente non vince mai. Da quando ho aperto il canale però non avete fatto altro che consigliarmelo, in particolare nell'ultimo periodo. Alla fine, il mese scorso sono andato in biblioteca, l'ho visto e ho detto perché no, prendiamolo in prestito. Il risultato è che adesso la prima cosa che farò è, oggi devo restituire i libri in biblioteca. Appena esco dalla biblioteca, entro in libreria e prendo assolutamente una copia cartacea perché è un libro che appena ho finito di leggere lo volevo rileggere immediatamente, subito dopo. Quindi è un libro, appunto, è uno dei preferiti, quindi bisogna avere i libri preferiti sempre con sé. Comunque, bando alle ciance. Allora, La macchia umana, perché questo libro è così bello? Allora, la cosa più evidente è che Roth gioca moltissimo su due condizioni. Da un lato c'è questo grande narcisismo dei suoi protagonisti, che sono delle personalità formidabili, delle personalità molto forti, quasi dispotiche, che prendono, che diciamo che concentrano tutta l'attenzione su di loro, raccolgono tutta la luce che c'è nella stanza su di loro, e dall'altro lato c'è però tutto il peso della loro insignificanza. Cioè, per quanto queste persone siano audaci, per quanto siano addirittura titaniche, degli individui titanici che sfidano la storia, il destino, con grande audacia, con grande forza, però dall'altro lato però c'è sempre il memento riguardo la bestialità dell'uomo, il suo essere in qualche modo in balia degli eventi, di forze più grandi di lui, forze più grandi di lui che si riferiscono sia alla società, ai dispositivi anche crudeli della società, sia però anche alla sua natura di bestia carnale. Philip Roth definisce così l'uomo. Intanto è vero che in questo libro sono tantissimi i riferimenti al mondo animale. Quindi, da un lato, questo desiderio di autoaffermazione del sé, questo desiderio proibito quasi, questo sforzo eroico del protagonista di voler sfuggire a tutte le etichette sociali, di volersi costruire un piedistallo unico, e questo appunto dardo sempre teso verso l'ideale, diciamo. Dall'altro invece, appunto, questa continua frustrazione invece del dover essere ricondotto alla regola. Può essere interpretato come un discorso semplicistico sulla libertà dell'uomo di autodefinirsi, di autorappresentarsi. D'altronde anche la letteratura è una mossa arbitraria in questo senso. L'uomo si raffigura in un modo ingannevole, quindi si raffigura in maniera migliore, in maniera autogiustificatoria rispetto a quello che è in realtà. Ecco, in realtà però Roth declina questo discorso in maniera estremamente autentica e non vorrei dire saggia, perché è una saggezza molto amara, non è la saggezza del professore che ti vuole insegnare una lezione, è molto diverso, è una saggezza che ti genera un tumulto dentro. Ma di cosa stiamo parlando? Andiamo nello specifico, se no non capite nulla. Allora, Coleman Silk è il protagonista, una personalità eccezionale, un brillante professore la cui carriera è impeccabile, fino al giorno in cui viene accusato di razzismo, perché usa questo termine, spooks, per riferirsi a due studenti. L'accusa è completamente infondata perché questa parola, nel significato
canonico del termine e quello primario, codificato, diciamo così, vuol dire spettri e si riferisce al fatto che questi due studenti non sono mai venuti a lezione, cioè Coleman Silk non li ha mai visti alle sue lezioni, infatti si riferisce alla classe dicendo qualcuno ha visto questi spettri, cioè qualcuno ha visto queste persone. Il problema è che la parola ha un doppio significato, una doppia ambivalenza, perché nel significato gergale, quindi nello slang, nel significato contingente storico degli eventi, del presente, scusatemi, ha il significato di negro, comunque persona di colore, in senso dispregiativo però. Il problema è che Coleman questi due studenti non li aveva mai visti, quindi non poteva sapere che fossero di colore. Però qual è il problema? Che Coleman Silk è un personaggio scomodo all'interno della comunità accademica perché è parte molto, molto brillante, quindi genera comunque invidia, e poi è un despota, è una persona che ha rottamato, diciamo così, per usare un termine logorato dalla cronaca politica, i sistemi di potere all'interno dell'università, ha riportato nella meritocrazia, laddove invece fioriva il lassismo, la nulla facenza, l'anzianità, diciamo i privilegi di anzianità dei professori, eccetera, eccetera. Lui, diciamo, ha portato un terremoto nella piccola cittadina di Atena, e quindi è molto odiato. Di conseguenza, i suoi colleghi non si schierano dalla sua parte, nessuno lo difende, e va incontro a una sorta di processo farsa perché l'accusa è infondata. Quindi non tutti sanno che questa campagna di denigrazione è stata fatta unicamente per metterlo in difficoltà, per vederlo un po' tormentato, ma che non avrebbe sortito alcun effetto disciplinare. Il problema però è che Coleman non riesce, c'è uno strano segreto che cova in lui, perché per quanto possa essere orgoglioso, non si capisce perché a un certo punto, dopo alcuni mesi di indagini interne al campus, dopo che quasi tutti più o meno si erano scordati di questo piccolo scandalo, lui decide di dimettersi, cioè l'onta subita è tale che lui decide di dimettersi. Ovviamente dietro tutto questo però c'è un segreto, perché la reazione è troppo spropositata rispetto all'offesa ricevuta. Ed è su questo che si gioca il romanzo di Roth, perché questo non è un classico romanzo sulla società meschina, pettegola, che schiaccia l'individuo perché è troppo superiore, troppo eccezionale rispetto alla mediocritas, della società. Non è solo questo, ma è un romanzo sulla macchia. Infatti il titolo è bellissimo e perfetto. Perché effettivamente Coleman è colpevole, Coleman porta una macchia su di sé e il romanzo non è altro che uno scavo sui strati più superficiali, del professore per farci vedere in realtà la vera macchia. Il romanzo è molto ambiguo e si gioca su molti livelli perché, appunto, innanzitutto c'è l'ambiguità del linguaggio, questa parola biforcuta, spooks, che vuol dire due cose completamente diverse. Poi soprattutto questo tema dell'ambivalenza, del doppio, ritorna anche nei stessi protagonisti. Coleman è un protagonista sdoppiato continuamente. Innanzitutto lui è rispecchiato nella figura del narratore, perché lui non è il narratore degli eventi, ma il narratore degli eventi è Nathan Zuckerman, che è uno degli alter ego di Philip Roth, che usa nei suoi romanzi, è una figura mitologica della produzione di Roth, e in realtà le due figure sono assolutamente speculari. È vero che il romanzo si apre come? Quando Coleman Silk va a chiedere a Nathan di scrivere la sua storia, perché lui è troppo coinvolto nella storia, quindi non può scriverla, per cui chiede allo scrittore di scriverla, che è un suo vicino di casa, di scriverla per lui. Successivamente Coleman ha due facce, la faccia privata e la faccia pubblica, ciò che la società pensa di lui, ciò che lui pensa, ciò che la società pensa di lui e ciò che invece lui pensa di essere. E il fatto che lui abbia questo segreto, che ancora non vi ho detto per non rivelarvi troppo del libro, ma prima o poi ve lo dirò, perché se no, secondo me questo libro non si può comprendere appieno se non si ha una piena conoscenza di tutti gli elementi della trama. Comunque questo segreto lo sdoppia tra il Coleman del passato, diciamo, il Coleman originario, e il Coleman invece che si è costruito da solo, ciò che
ciò da cui lui viene e ciò che lui è diventato. Proprio per questa struttura del romanzo che si gioca sempre su due livelli paralleli, non può che nascere il paradosso. Innanzitutto l'accusa che viene rivolta a Coleman è paradossale e assurda. Tra l'altro è paradossale proprio nella sua natura, il fatto che una parola così piccola possa generare una valanga di conseguenze così rovinosa, così disastrosa, questo è già un elemento paradossale. Altro paradosso, nessuno sembra comprendere Coleman, è come se tutta la società, persino i suoi figli, rinunciassero alla forza del buon senso per cedere ad un istinto basso e vile, che è quello appunto di pensare male degli altri, di avere comunque una presunzione su ciò che gli altri possono fare e i motivi per cui possono farlo. Infatti, dopo 2 anni di rancore, perché Coleman sarà portato sull'orlo dell'esaurimento nervoso proprio per questa rabbia che lui prova per la fine della sua carriera accademica, dopo, dicevo appunto, 2 anni di tormenti, aggravati anche dal fatto che la moglie sia morta, proprio lui dice che è stata assassinata appunto da questa offesa, che ha aumentato il carico di stress e di tensione, l'ha portata alla morte. E dopo tutti questi anni, appunto dopo questi 2 anni, lui finalmente trova una sorta di serenità con una donna molto più giovane di lui, che ne ha passati tutti i colori, e tra l'altro si chiama Faunia, che ricorda un po' il fauno della mitologia. I riferimenti al mondo classico sono parecchi, pensate che Coleman fa proprio il professore di letteratura antica. E comunque ricorda anche quelle forze ataviche del desiderio, quelle forze primigenie, infatti Faunia è un personaggio di questo tipo, molto simbolico. Comunque appunto cerca una via di salvezza attraverso il desiderio, una forza incontrollabile e prorompente che in qualche modo cancella il suo livore nei confronti della società, perché lui ormai viveva come un eremita, si era completamente isolato da tutti, nutriva proprio questo rancore totale. E ritrova un po' di pace, un po' di serenità con questa donna, però subito, essendo molto più giovane di lui, a 34 anni, attira l'odio della società, che questa volta è ancora più feroce, ancora più accresciuto rispetto all'accusa di razzismo, e quindi ritorna lo scontro con la società. È paradossale perché, come ho detto prima, nessuno pensa, cioè tutti pensano di sapere cosa sta passando Coleman, tutti pensano di sapere chi è Coleman e che cosa lo spinge a fare ciò che fa, ma in realtà nessuno lo sa. E questo è il paradosso più grande del libro. Il paradosso ancora più grande è che tutti giudicano Coleman per la colpa sbagliata, perché tutti lo giudicano un professore impazzito che è razzista, quando non lo è, e credendo a un pettegolezzo così, semplicemente per la forza che la forza del male. Non del male, della maldicenza, semplicemente per cui poi non importa che sia veritiero o no, tutti ci credono così perché se si può pensare male di qualcuno si pensa male. E poi tutti pensano che sia un depravato, perché ovviamente ha 71 anni, anche se lui poi è un bell'uomo, molto giovane, molto, si mantiene molto attivo, comunque estremamente affascinante, però tutti sembrano ignorare questo aspetto, e quindi siccome è più vecchio di lei, allora è un depravato e lei è manipolata dalla sua personalità. E quindi appunto tutti pensano queste cose di lui, queste maldicenze, persino i suoi figli, e qui Filippo Roth dice una cosa molto esatta, dice che tutta la cultura che il professor Coleman ha trasmesso ai suoi figli non è servita a nulla, perché poi alla fine niente può proteggerti dalla bassezza del pensiero. Questa è una cosa molto saggia, tra le molte altre. Comunque, tutti pensano queste cose di Coleman, e in realtà tutto quello di cui Coleman è colpevole nessuno lo sa, perché Coleman in realtà porta questa macchia che dicevamo prima all'inizio di questo video infinito. Comunque, Coleman porta una macchia, ma non è la macchia che tutti pensano, ed è un segreto molto più riprovevole, molto più vergognoso e anche molto più anticonvenzionale, anche molto più audace, anche molto più eroico in un certo senso. Infatti, e qui probabilmente qualcuno ci potrà abbandonare perché farò dei, chiamiamoli, spoiler sulla trama, per cui se non avete letto La macchia umana o comunque siete particolarmente sensibili su questo versante, vi consiglio di interrompere la visione di questo video.
Io comunque credo che Philip Roth non si debba leggere per ciò che succede, perché non è un colpo, non è un, quello che si dice un colpo di scena, è semplicemente, cioè si legge per altri motivi, la macchia umana e libri come quelli di Philip Roth, sì, non si leggono certamente per vedere cosa succede, ma per la profondità del sentire. Comunque, dicevamo, farò uno spoiler, quindi se ve ne volete andare, andatevene. Si scopre che Coleman viene, non è un professore ebreo, non viene da una famiglia ebrea, come lui ha fatto credere, ma è di colore. E voi direte, ma uno come fa a far fingere di, non, di essere bianco se è di colore? Chi ha origini ebraiche, non tutti ovviamente, comunque di solito è una carnagione un po' più scura, no? Ma poi lui è un mulatto, estremamente chiaro, di conseguenza diciamo che ha potuto dissimulare questa sua identità. Ecco, perché appunto a un certo punto della sua vita Coleman capisce che nonostante la sua intelligenza, nonostante la sua predisposizione alle glorie del mondo, non potrà mai farcela se non rinuncia alla sua negritudine. Perché ovviamente stiamo parlando di un mondo razzista, perché stiamo parlando degli anni del dopoguerra, quindi stiamo parlando di un momento particolarmente delicato in cui il razzismo ancora non era per niente stato sconfitto. Quindi Coleman decide appunto di fare questo qualcosa che è considerato addirittura oltraggioso, perché decide di rinnegare la sua famiglia. Addirittura c'è questo grandissimo rifiuto della madre e decide di passare per bianco e per tutta la sua vita farà questo, cioè si inserirà nella convenzionalità dei bianchi, dei borghesi bianchi e diventerà tutto quello che la cultura americana ha pronto per lui, cioè è come se l'unico accesso al successo, diciamo così, fosse nella convenzionalità, e quindi l'unico modo per accedere a questa convenzione è quella di abbandonare la sua negritudine, perché un nero non può fare il professore universitario nel mondo ancora, in quel momento storico. E quindi Coleman decide di forgiarsi un destino suo personale, decide di sfuggire all'etichetta della società e di autoaffermarsi. Il problema però è che questo ha un prezzo, la libertà ha sempre un prezzo e tutta la tragedia, diciamo, del libro, tutto il grande dramma del libro è proprio questo, il destino allo stesso tempo eroico e vergognoso di Coleman, perché il suo gesto non si può dire né eroico né vergognoso, ma tutti e due insieme è un mostro a due teste. La vergogna sta nel fatto di rifiutare la sua identità, la sua famiglia, la sua cultura di appartenenza. L'eroismo sta nell'aver in qualche modo ingannato la storia, ingannato la società ingiusta, i dispositivi della società che ti etichettano, che ti forgiano, che ti incanalano verso certi percorsi di vita, che ti influenzano, che ti modellano, e lui è sfuggito a tutto questo. Una delle frasi più belle del libro è proprio questa: la libertà è pericolosissima. La libertà di cosa? Di diventare ciò che si vuole. E un altro interrogativo nasce dal fatto sul che cosa sia diventato Coleman, perché come ho detto prima, Coleman si è inserito perfettamente nella convenzionalità dei bianchi, quindi chi è Coleman? Coleman nero che si è finto bianco semplicemente per affermare se stesso, oppure è stato comunque influenzato ed è diventato qualcos'altro, qualcosa che non sarebbe mai diventato, né se fosse stato nero, né se fosse stato bianco. Questo è il punto. E questo lo capirà durante la vecchiaia, nel modo più paradossale e più grottesco possibile. Si renderà conto che la storia comunque gli presenterà il conto, infatti una piccolissima parola. La parola più paradossale per lui, l'accusa più paradossale, diventa ancora più paradossale, sia perché non ha senso, perché è chiaro che non si riferiva al fatto che i due studenti fossero di colore, sia perché lui è di colore, quindi l'accusa di razzismo sarebbe stata assurda, proprio perché lui ha cercato tutta la vita di sfuggire al razzismo, dissimulando. Ed è ancora più paradossale perché lui non può dirlo, cioè lui non può dire io sono di colore, quindi come faccio a essere razzista se sono di colore? Non lo può dire. Perché se no, ovviamente, la vergogna cadrà su di lui in maniera ancora più spropositata. È un bellissimo libro su questo, sul grande dramma dell'uomo, quello del suo sdoppiarsi, del suo biforcarsi. Quindi è un grande romanzo su questo, sull'eroismo e sulla vergogna, su
l'autoaffermazione del sé e invece la storia, che è la storia e la società. È un grande libro sul desiderio, sulla forza del vitalismo, perché poi alla fine di tutto, tra il Coleman nero, il Coleman bianco, il Coleman ebreo, il Coleman depravato che dipinge la società, il Coleman razzista, fra tutte queste facce che ci mostra Coleman, poi c'è quella più autentica, perché nella vecchiaia lui capisce che l'unica forza veramente inarrestabile, veramente potente, veramente che forse c'è qualcosa della rivelazione, è il desiderio, è il sesso. Foucault diceva che l'Occidente aveva assegnato al sesso qualcosa che invece apparteneva prima alla religione, cioè il momento della rivelazione, rivelazione su noi stessi. Ho detto prima, all'inizio Coleman chiede a Nathan di scrivere un romanzo per riscattarsi. Certo, la letteratura, come ho detto all'inizio del video, può dare un ritratto autogiustificatorio, narcisistico dei protagonisti, ma non è questo il caso perché la letteratura di Lotz non è una letteratura consolatoria, ma anzi è una letteratura molto sfaccettata, tumultuosa, magnifica. E lo stile è meraviglioso. Rotta questa tendenza a scrivere un romanzo totale, viene indagato tutto del protagonista, tutto non nel senso che non è un romanzo come va di moda oggi, la taccuinomania, quella di appuntare qualunque cosa, qualunque insignificante dettaglio, ma è tutto un romanzo sulla mente, tutto concentrato sempre sulla mente, poche cose materiali, molto poche, meno male, e molto poco Murakami, ecco. È molto più concentrato sui protagonisti. Una prospettiva multifocale sulla vita, quindi uno di quei libri che veramente mi ha segnato tantissimo, ve lo consiglio, leggetelo, meraviglioso, non vedo l'ora di leggere tutto quello che ha scritto Philip Roth. Basta, questo era tutto, scusate per il delirio, qui sotto ho trovato una recensione molto più ordinata su ciò che penso del romanzo, e basta, ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione. E basta, ciao! Mi sto squagliando!